ancora di categoria, partono gli atleti della G5, per loro i giri in programma saranno 15, quindi 11 km di gara per questi atleti prima di portare a termine la propria fatica. Le condizioni meteo sembrano reggere quest'oggi, quindi anche gli organizzatori del Team Nuvolento sono sicuramente felici di poter portare a termine la loro gara, la loro organizzazione per quest'oggi. Come abbiamo visto dalle immagini, intanto la categoria G5 procede compatta e vedremo giro dopo giro quello che succederà. Passano i giri, la situazione cambia di poco, il gruppo in questo frangente è allungato ma ancora verosimilmente compatto. Staremo a vedere se questa azione creerà una frattura per portare in avanscoperta un drappello oppure tutto tornerà come prima. Il gruppo sembra ricompattarsi quando abbiamo ormai passato metà gara. Staremo a vedere se qualcuno proverà, tenterà un'azione personale o se dovremo assistere ad un arrivo a ranghi compatti. Ci si avvicina all'epilogo, si muovono le acque in testa al plotone, un portacolori della Ronco che cerca di aumentare la natura, cerca di prendere qualche metro di vantaggio nei confronti del plotone. Vedremo se la sua azione andrà a buon fine per la vittoria oppure verrà riacciuffata. E sul rettilineo dell'arrivo si presenta tutto solo un portacolori della Ronco, si tratta di Nicolas Reccagni che precede Lars Berg Den Van e Alessandro Marzocchi. Ecco la classifica della categoria G5, al quinto posto Christine Valseschini della Mazzano, quarto Enrico Bonfadelli della Ronco, terzo Alessandro Marzocchi della Mazzano, secondo Lars Berg Den Van della Et Stadion e vincitore Nicolas Reccagni della Ronco. Tra le ragazze, terzo posto per Giorgia Barbieri della Mazzano, seconda Alice Baronio della Nuvolento e vincitrice Christine Valseschini della Mazzano.